È stato proiettato nell'aula del Consiglio regionale del Piemonte il docufilm Spes contra Spam, Liberi Dentro, di Ambrogio Crespi. Prodotto da Nessuno Tocchi Caino e Index Way, è presentato con successo alla 73esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e alla Festa del Cinema di Roma, propone le testimonianze di detenuti e operatori penitenziari della Casa di Reclusione di Opera in provincia di Milano. L'iniziativa è stata organizzata dall'Ufficio del Garante Regionale per i Detenuti con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino e l'associazione Nessuno Tocchi Caino. La giornata di oggi, con la visione del film Spes contra Spam, è la prosecuzione ideale e pratica di una campagna che come garante abbiamo iniziato ormai da mesi per aprire una riflessione sull'ergastolo ostativo e sul senso del fine pena mai. Già a ottobre abbiamo fatto un importante convegno, sempre a Palazzo Lascaris, sempre in aula del Consiglio regionale. Oggi passiamo dalla riflessione degli esperti, dei giuristi, alla voce dei detenuti, degli ergastolani, di chi davvero sta vivendo qui ed ora il fine pena mai. Ricordiamo che l'ergastolo in Italia esiste, oltre 1600 gli ergastolani, 1217 per la precisione, sono fine pena mai, senza nessuna possibilità di recupero, di reinserimento, di riimmissione nella società civile. Noi diciamo che questo è incostituzionale e che merita una riflessione più ampia, partendo proprio anche dalle buone esperienze come quelle di Opera, come quelle del carcere di Milano, come quelle del carcere italiano, che sa essere, quando vuole, un carcere anche efficace rispetto al trattamento. Questo film mostra persone che hanno compiuto fatti orrendi, eppure nelle condizioni di privazione della libertà, carcere duro, l'ergastolo ostativo, hanno scelto di fare i conti con il proprio passato e di mutare il loro modo di pensare, di sentire, di agire e quindi di rinascere ad una nuova vita. È l'inno al carcere della speranza, quello che mutando i detenuti può mutare anche l'ambiente in cui vivono e anche la percezione che la società del carcere e degli ergastolani in particolare. Ma due giorni fa ho avuto il piacere di incontrare il ministro della giustizia Andrea Orlando dopo 31 giorni di sciopero della fame sulla questione della giustizia e delle carceri. Le carceri italiane, e il ministro lo sa, sono per buona parte nella totale illegalità, nel senso che la funzione rieducativa della pena purtroppo è impossibile portarla avanti perché non ci sono le strutture, perché non ci sono i mezzi, ma soprattutto manca il personale, gli educatori, gli assistenti sociali, mancano persino gli agenti di polizia penitenziaria, mancano i magistrati di sorveglianza, per cui le istanze presentate ai detenuti non ricevono risposte. Ecco, quello che bisogna fare è proprio rivoluzionare il sistema penitenziario per un maggiore accesso alle pene alternative che sono più efficaci ai fini della recidiva del carcere così come viene concepito oggi in Italia.